Per la serie i 5 errori da evitare per arrampicare senza sforzo, oggi ti parlo del terzo, la spinta di gamba. Questo rientra negli errori dettati proprio dall'istinto, dall'approccio istintuale alla parete, all'arrampicata e alle situazioni in generale. Infatti, quando noi ci troviamo in una situazione di disagio, la nostra reazione primaria è la fuga e quindi la respingere la situazione con fondamentalmente con le gambe che prendono, acquisiscono tensione. Uno è questo, e due è, tra virgolette, la pseudotecnica, perché viene detto a chi inizia a arrampicare di mandare il peso sulle gambe. Quindi noi pensiamo di mandare il peso sulle gambe, nel momento che noi pensiamo di mandare il peso sulle gambe, noi spingiamo sulle gambe, quindi il peso lo respingiamo dalle gambe. Lo possiamo vedere, io metto il piede, se io qua dico devo mandare il peso sulle gambe, spingo, mi futto e fuori, quell'angolo è questo. Questo è un angolo di spinta verso fuori. Questo spinge verso fuori, la schiena mi si curva per forza e alzo i gomiti, e quindi andiamo a pari con tutti e tre gli errori finora detti. Un'arrampica, come metti il piede, tendi a strapparti. Come facciamo quindi a non incappare in questo errore? Dobbiamo innanzitutto ricollegare il percorso che stiamo facendo in questi giorni, quindi ripartendo dal posizionare le mani in una certa maniera, e quindi dare dei comandi, non sono più muscolari ma sono comandi articolari. Perché comandi articolari? Perché nel momento che tu mandi un impulso al muscolo, il muscolo risponde con contrazione, quindi non esiste un comando rilassa o assorbi il peso, perché comunque il muscolo risponde sempre contraendosi. Quindi noi che facciamo? Diamo dei comandi, come dire, prima il mignolo, poi sulle braccia lavoriamo sul gomito, e quindi pensiamo a mantenere il gomito basso, questo. Poi quando posizioniamo il piede mandiamo il ginocchio verso il basso e lo manteniamo lì, poi per tirarsi su uno inarca la schiena, banalmente questo, quindi non facciamo sforzo. Procediamo, uguale, metto il piede, mando il ginocchio verso l'avanti, due, e vado avanti. Ok, in questa maniera sono stabile. Come io metto il piede e spingo, mi strappo. Nel prossimo video ti parlerò del quarto errore, mettere i piedi a caso. Per essere avvisato della pubblicazione e per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti che pubblicherò, iscriviti al canale YouTube Marco Nescatelli. Alla prossima!